Ciao ragazzi, in questo video proviamo la nuovissima Honda CRF 1000L Africa Twin. Erano in tanti gli appassionati di questo modello che speravano in una versione tutta nuova e aggiornata per il 2016. Di estetica è davvero ben riuscita, l'aspetto è ottimo, soprattutto in questa colorazione tipica del marchio Honda. Il motore bicilindrico sprigiona 95 cavalli a 7500 giri grazie ad una distribuzione monoalbero in testa a 4 valvole, detta Unicam. La strumentazione è molto particolare. Il cruscotto trapezoidale ha due display LCD a retroilluminazione negativa, ma viaggiando in pieno sole la lettura non è facile. La versione da noi provata ha il cambio DCT a doppia frizione, ma in alternativa si può avere il classico cambio manuale a 6 marce. Il DCT ci ha molto stupiti, è sempre fluido e l'innesto avviene senza problemi, molto adatto secondo noi ad ogni tipo di situazione. Questo qui ti serve per cambiare in automatico o in manuale, in base a come tu metti, vabbè, l'altro lo senti, una volta che hai levato il cavalletto lo senti in marcia. L'automatico ovviamente usi solo l'acceleratore, freno davanti, questo freno, cioè questa leva che vedi non è un freno, eh? È solo un, fai conto, il classico freno a mano, tanto attenti servirà, nel senso che tu quando avviri metti la leva e rimane Ok, il freno a quindi mano, quello non lo tocco, infatti è fatta, se ti ci fai caso è fatta in modo che nessuno ci arriva a toccarla. se voglio cambiare il manuale? In manuale poi quando adesso ti metti, fai questo lavoro qui, cambi il manuale, hai il sequenziale. Scalata e alzata, più e meno, in questa posizione qua, quindi più e meno. Ma devo chiudere il gas? No, è in automatico, nel senso che comunque a gas aperto tu puoi decidere l'alzata e la scalata. DS questa qui è la, puoi cambiare la N, sei comunque in neutro, quindi sei veramente senza marcia. Fai questo lavoro qui e la inserisci in marcia. E DS praticamente ci puoi andare poi a cambiare questo discorso qua, automatico e manuale. Poi ti faccio vedere mentre tu sali, così la vediamo insieme. L'ultima scatola è solo che hai il freno davanti e il freno di dietro. Qua non hai niente. Ok, quando devo toccare Ok, se tu adesso volessi farla partire, aspetta niente? No. che Lo metto su D? mi metto. Vedi, questa qua sta in N, Sì, metto D. ok? Per partire lui ti ha inserito una marcia, ovviamente non è che Vabbè, parte ci vorrebbe. oh, perfetto, quindi in questo momento sei in marcia, significa sei in prima, quindi tu adesso che fai? Se vuoi partire e metti l'automatico, vediamo se te lo dà in... Allora, D, quindi è così, dovrebbe essere, è in automatico, Ok. e la D dovrebbe Che essere cambio il io? cambio sequenziale alzata e Ho scalata. capito. Facci solo i primi, ti do un consiglio, i primi 2-3 km facceli a provare a cambiare, perché è semplicissimo, non tanto che ovviamente capisco che tu sei abituato Con la marcia, sì. con la marcia, però è divertente anche quel cambio lì, Va bene. ok? Ok. Con questo tipo di cambio si possono scegliere tre mappature: D che sta per Drive, Sport con tre livelli S1, S2 ed S3 e G per il fuoristrada. Oppure si può scegliere semplicemente il manuale usando i tasti al manubrio. La moto è molto equilibrata, leggera e ha un raggio di sterzata davvero impressionante. Questa Honda può essere usata tranquillamente tutti i giorni e per andare un po' ovunque grazie alle sue molteplici applicazioni. Ma Africa Twin è soprattutto una moto per viaggiare, quindi sfoggia delle sospensioni regolabili Showa, un serbatoio da quasi 19 litri con un consumo medio di 22 km litro, e una sella regolabile in altezza con un cupolino che protegge bene dal vento. In
impianto frenante con ABS disinseribile a dischi a margherita, con all'anteriore un doppio disco da 310 mm e pinze radiali Nissin a 4 pistoncini. Buono anche il controllo di trazione. Honda naturalmente ha progettato un gran numero di accessori per gli appassionati, che vanno dalle valigie laterali e il bauletto posteriore, ai fari fendinebbia a LED e alle manopole riscaldabili. Ne siamo arrivati al nostro primo 0100, che effettueremo con la modalità sport, con il livello più invasivo. Andiamo. Eccoci al nostro secondo 0100, questa volta sempre con modalità S, cioè sport, ma con un livello meno invasivo. Andiamo. Questa è una di quelle moto a cui è difficile trovare dei difetti, ma noi ci siamo riusciti. Primo fra tutti è l'impossibilità di regolare il cupolino, che risulta essere fisso, ma in compenso c'è la possibilità di montarne uno maggiorato. Inoltre, un problema del cambio DCT è che una volta inserita alla prima, la moto tende ad andare in avanti per agevolare la partenza, e ciò risulta fastidioso nel caso in cui vogliate fare manovra in retromarcia e siete quindi costretti ad inserire il folle. Eccoci arrivati al nostro ultimo 0100. Questa volta abbiamo scelto la modalità totalmente manuale e useremo i tasti al manubrio. L'Africa Twin è venduta a partire da 12.400 € per la versione base, 12.900 invece il prezzo per la versione ABS. Questa del video è la versione DCT, che arriva a 14.050 € e ci vogliono 300 € in più per la versione Rally, sempre a cambio automatico. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi è piaciuto, oppure fateci un commento per dirci le vostre sensazioni, i vostri dubbi e cercheremo di rispondervi al più presto. Ciao ragazzi!